Allora, io vengo da Vittorio Veneto e ho una istruzione abbastanza autodidatta per quanto riguarda il disegno, perché l'ho sempre avuta la passione, però di fatto non ho mai fatto scuole artistiche. Tutto è cambiato quando ho iniziato a lavorare in uno studio di cartoni animati a Treviso. In 7 anni di lavoro ho conosciuto colleghi a cui ho attinto, ho chiesto, mi hanno insegnato molto e grazie ai consigli dei miei colleghi ho potuto lavorare un po' sui miei disegni cercando di migliorare, finché dopo 7 anni ho intrapreso una nuova avventura con altri 3 ragazzi, Davide, Francesco e Anna, e abbiamo fondato un'agenzia di comunicazione che si chiama Manifactory. All'interno dell'agenzia io e Davide siamo gli illustratori. L'estate scorsa abbiamo intrapreso una nuova avventura ancora, il progetto Gusto Robusto. Promuoviamo stampe a tiratura limitata in arte vettoriale, per poter fare stampe dove l'artista è completamente libero, può esprimersi al di là di paletti che le commissioni dei clienti ovviamente ti danno. Ho partecipato alle prime 2 tirature. La prima stampa è un tributo al Game of Thrones. La cosa che ho trovato più interessante è che tanti che non seguivano la serie erano comunque coinvolti dalla simpatia dei personaggi, dai colori, dalla griglia che si era formata con la palette scelta della tiratura. Nella seconda tiratura invece ho espresso un po' il mio mondo, è un'illustrazione che racconta varie gag all'interno di terme gestite da delle scimmiette giapponesi. Ho cercato di raccontare in un'illustrazione unica tante piccole storie. Man mano vorrei che le mie illustrazioni fossero viste sempre di più dalle persone, quindi essere coinvolta in progetti interessanti e niente, di diventare un'illustratrice con la I grande. Questo, insomma, spero di farlo per tutta la vita.